Poco prima dell'una siamo alle Bustecche, al campo dove Città di Varese alle 14:30 dovrebbe giocare. Guardate Papà Gibbe che ci sta salutando, c'è il grande Renato Fasetti, ci stanno salutando tutti, là in fondo c'è Stefano Pertile e si sta tentando di rendere agibile il campo. Guardate quant'acqua è caduta solo stamattina, perché poi le precipitazioni sono state soprattutto stamattina, quindi si sta utilizzando i mezzi di fortuna che ci sono, continua a piovere e si dovrà giocare alle 14:30. E qui c'è gente che si sta spaccando, scusate il fondoschiena, per provare a giocare una partita. Gente che conoscete, gente dal cuore biancorosso. Siamo venuti qua apposta a vedere, per rendere omaggio un po' a loro e per farvi vedere che si sta lavorando in queste condizioni. Qui accanto c'è anche una tribunetta alle Bustecche, tribunetta che potrebbe ospitare il pubblico. Ricordiamo che al di là di come la si possa pensare, questa squadra di colori biancorossi sta facendo sempre più di 200 spettatori, anche 300, anche di più. La tribunetta è chiusa da tempo perché è inagibile. Oggi chi verrà, sempre che si riesca a giocare, ma con quelle persone lì che stanno agendo con quel cuore lì, secondo noi si potrebbe giocare, salvo ovviamente siamo nelle mani tutti del cielo. Ecco, insomma, questa tribunetta chiusa da tempo, ecco, non capiamo perché tutto il pubblico che arriverà dovrà mettersi dietro le reti, sotto le piante, con gli ombrelli, in mezzo all'erba, dove a volte si calpesta qualcosa di poco piacevole, visto che vicino c'è anche un parco e ci sono anche tanti cani che vengono qui e tante famiglie con gli animali. Ecco, non capiamo solo una cosa, vi facciamo questa domanda, vi lasciamo con questa, aspettando le 14:30 e ritornando nella splendida postazione stampa dove eravamo, qua sotto, eccola qui, un po' di pioggia non fa mai male. Ecco, se c'è una tribuna di un campo coperta dove si potrebbe andare al di là di tutto e di tutti, perché deve essere inagibile in una città normale, dove esiste una tribuna con una tettoia, è agibile?